Video unboxing di un tablet con Windows 10 dal prezzo di 50 euro. Stiamo parlando di Trextor Surfab Wintron 7.0. Eh sì, in questo video unboxing parliamo di un tablet davvero economico, il Trextor Surfab Wintron 7.0. Andiamo subito a vedere la confezione, che mostra già subito davvero tanti dettagli che però voglio poi elencarvi meglio dopo. In più nel retro troviamo anche una scheda tecnica completa del dispositivo con la quale mi aiuterò per andarvelo a descrivere meglio dopo. Togliamo subito questo primo imballaggio e togliamo anche questa seconda parte della confezione. Eccoci qua, troviamo subito il nostro tablet che andiamo a mettere da parte perché voglio farvelo vedere meglio dopo. Sempre all'interno della confezione troviamo della manualistica, vediamo se riusciamo a toglierla, la classica manualistica inserita praticamente quasi in ogni dispositivo, è sempre la stessa. In più abbiamo qua un alimentatore con presa da muro, presa USB e un alimentatore con l'uscita da 2 A. A toccarlo diciamo che sembra un po' leggerino di plastica e anche un po' a picchiettarci contro, però il fatto che sia da 2 A non è male perché dovrebbe caricare il dispositivo abbastanza rapidamente. E in più in questo scomparto troviamo anzitutto il cavo USB, micro USB classico per andare a caricare il dispositivo e per connetterlo ad altri dispositivi. In più troviamo una bella sorpresa, ovvero un cavetto OTG, quindi presa USB e USB. Di conseguenza, andandola a inserire nel tablet, potremmo andare a collegare mouse piuttosto che chiavette in formato USB standard. Assolutamente una bella sorpresa, soprattutto perché parliamo di un tablet che costa 50 euro e dunque non mi sarei aspettato sinceramente di trovarlo in confezione. Andiamo subito a metterlo da parte e andiamo a prendere il nostro tablet. Eccoci qua, togliamo anche la pellicola dalla parte frontale. Ok, e ora cominciamo un po' a descriverlo sia dal punto di vista estetico che di qualche caratteristica tecnica. Anzitutto è un tablet dotato di un display da 7 pollici, di conseguenza stiamo parlando di un dispositivo decisamente portatile. Infatti il peso è di circa 265 grammi, molto semplice in realtà da portare appresso, con un'altezza di 188x107 mm per quanto riguarda la larghezza ed è spesso appena 11 mm, di conseguenza è un dispositivo che si riesce anche a maneggiare senza particolare problema. È ovviamente fatto interamente in materiali plastici, però devo dire che nonostante ciò non scricchiola, non abbiamo particolari scricchioli quando lo andiamo a premere un po', e anche se lo andiamo a torcere un po' non abbiamo nessuno scricchiolio particolare, segno che comunque sia è un dispositivo che complessivamente a me è sembrato ben costruito. Facciamo un breve tour del dispositivo. Anzitutto nel retro troviamo il logo Trextor, l'indicazione che si tratta di un dispositivo Windows con processore di Intel. Qua abbiamo lo speaker per andare ad ascoltare ovviamente la musica di sistema, purtroppo è molto a filo, quindi la mia preoccupazione è che quando andremo ad appoggiare un piano si andrà a zittire completamente, questo lo vedremo solo provandolo. Sotto abbiamo soltanto il microfono, sul lato sinistro pulsante accensione e spegnimento e bilanciere del volume, superiormente abbiamo la porta micro USB e il jack audio da 3.5 mm. Nella parte frontale ci troviamo invece con qua un pulsante fisico di Windows che se lo si va a premere si torna alla home, e qua invece abbiamo una cam frontale da 0.3 megapixel. Frontalmente invece abbiamo abbiamo un'altra camera che però è di risoluzione un po' più alta, non è in realtà nulla di che poiché parliamo di una fotocamera da 2 megapixel. Vi parlo di qualche caratteristica tecnica del tablet, segnalandovi anche che abbiamo la possibilità di espandere qua la memoria di sistema con una micro SD che io ho già inserito, poiché la memoria di sistema è di 16 GB. Quindi in realtà non è moltissimo, però comunque sia andandola a espandere qua in questa micro SD non dovrebbero esserci problemi. Abbiamo invece 1 GB di memoria RAM e parlando del processore abbiamo un processore di Intel Atom Z 3735G fino a 1.8 GHz, mentre l'ultima caratteristica della quale vi voglio parlare di questo dispositivo è soltanto del display, che come già detto è da 7 pollici con una risoluzione in realtà standard per i dispositivi di questa fascia di prezzo, poiché è 1024x600 pixel. Detto questo, io ho detto quasi tutto per questo nostro rapidissimo video unboxing, troverete la recensione nel canale tra un po' di tempo, non appena avremo tempo di testarlo meglio. Io vi ringrazio davvero molto per aver visto il video sin qui e vi saluto e ci vediamo ai prossimi video. Un saluto da Sergio per AppsParadise.it.